della gente adesso qui nella riunione si sta parlando di portare letti, portare cucine, mobili, eccetera, perché evidentemente la gente in casa forse non ci può ritornare. E poi le chiese, abbiamo tutta una lista di chiese che adesso stiamo andando a vedere, però le notizie che arrivano dai diversi parroci sono preoccupanti. Poi questo ci fa prevedere anche una chiusura delle chiese per un certo periodo, certamente, finché non si riesce a metterci le mani seriamente. Per cui c'è da una parte questa tragedia, penso soprattutto alle famiglie, che sono in difficoltà con la loro casa e alle comunità parrocchiali che hanno difficoltà nelle loro chiese. Dall'altra parte però la tragedia è, come dire, addolcita, tra virgolette, dal fatto che non ci sono vittime. Questa è una cosa importante, grazie evidentemente ai lavori di ristrutturazione fatti dopo l'ultimo terremoto, che hanno messo in sicurezza e antisismica tutti gli edifici. Possiamo fare il punto sulle chiese che avete già, sulla basilica, che tipo di danni? La basilica, al momento abbiamo visto la basilica di San Benedetto e la concattedrale di Santa Maria, e tutte e due sono gravemente lesionate. Adesso ci sono dei calcinacci certamente che riempiono la navata di polvere e questo è il meno, però ci sono delle crepe significative nelle volte e nelle pareti. Okay. Queste sono particolarmente preoccupanti. E anche nel comprensorio di Norcia e anche della... Dalle notizie che abbiamo, diverse chiese qui nella zona, tutte queste frazioni del comune, che è uno dei comuni più estesi, no? In ogni paesino ci sono una o due chiese, e dalle notizie che abbiamo, adesso andremo a vedere sul posto, ma dalle notizie tutte queste chiese in un modo o nell'altro sono lesionate. Qualcuna pare addirittura crollata in parte.